Ciao amici da Frank Bianconero, la squadra è partita per gli USA, vediamo se riusciamo a vedere, la danno anche le partite della Juve su Sky, per chi c'ha Sky, per chi le può guardare. Detto questo, succedono tutti i giorni, succedono cose nella nostra tifoseria, perché evidentemente o non riusciamo a capire o evidentemente il messaggio di Giuntoli non ci è arrivato chiaro, eppure nonostante sia la presentazione, si cerca di fare sempre 0-0, qualcosa ci ha detto e ci ha spiegato durante la sua presentazione. Perciò oggi leggiamo misterismi, no? Partire da Di Maria, che ovviamente io, per me, io l'avrei fatto firmare un altro anno, ma la società non Allegri, la società aveva altri obiettivi, quella di tagliare i conti, perché dobbiamo rimettere a posto i conti, non è un segreto. Parole del nuovo direttore, diciamo, del capo area sport, no? Cristiano Giuntoli, dove tutti siamo stati contenti che la Juve ha messo sotto contratto. Perciò non so chi pensava che arrivava Giuntoli e c'era una coppia d'attacco, Mbappé Haaland con Bellingham e poi, che ne so, altri due difensori centrali forti, 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 no? E due terzini tra i più forti del mondo. Questa cosa non poteva venire ed evidentemente chiudiamo sempre gli occhi a quella che è poi la realtà. Il Milan che sta facendo sulla carta un mercato, tra virgolette, Moneyball, algoritmi, così vedremo come andrà a finire sul campo, che è sempre la questione principale, sempre lì che si va a finire. Quando compri i giocatori, può essere il migliore al mondo o il peggiore secondo qualcuno seduto come me che da sempre aspetti tattici, tecnici, economici, di comunicazione, di esperienza, di cosa può fare, di cosa non può fare, è sempre poi il giudice supremo, il campo, il rettangolo verde, quello che poi decide se un giocatore è bravo, è funzionale o è un campione, o sarà un campione, o può diventare più forte, o è un mediocre, un medio. Perciò aspettiamo, no? Il Milan sta facendo un calciomercato interessante, ma vediamo poi sul campo. Perché poi tolto Pulisic, un po' Okafor già quasi Juve beffati, tifosi della Juve, mamma mia che colpo, Okafor 7 gol in campionato austriaco. Andate a vedere i numeri di Ken e stiamo sempre là, perché poi a me dicono che denigro il nostro attaccante perché non ha fatto bene e non ha fatto bene in concomitanza con l'allenatore, ma non, anche lui non ha fatto bene, perciò non va bene. Mentre Okafor strapparsi i capelli per chi ce li ha e poi dire grande coppa del Milan con gli stessi gol di Ken, giocando la metà dei numeri sul campo, anche questa cosa fa un po' ridere. Perciò aspettiamo, perché ora si parla di Holm. Si parla di Holm e per me è molto più interessante sulla carta, opinione personale, non insegno a nessuno, non do dettami a nessuno, non faccio il J-Tweet professional, il J-Tweet professor, che sanno, ripeto, di gestione economica, di tattica sul calcio, di tecnica sul calcio, di dinamica di spogliatoio. No, io ogni tanto faccio anche fatica a parlare di campo, figuriamoci degli aspetti esterni. Per me sulla carta, perché magari l'ho visto anche qualche partita in più, Holm dello Spezia è più interessante di UEA, se dobbiamo paragonarli come stesso ruolo. È vero che sta avendo mutamenti UEA nel corso della sua anche giovane carriera, in quantità di ruoli, perché ha fatto anche il terzino sinistro basso all'occorrenza, terzino destro basso, ha fatto tutta la fascia 5, ha cominciato dal 4-3-3, con l'America gioca nell'esterno alto del 4-3-3, perciò bisogna vedere. Per me è un giocatore molto interessante, 1,90, bel cavallo, chiude bene gli spazi, scusate, è un giocatore che sa leggere in fase difensiva, cerca spesso di ripartire in fase offensiva, però qua poi c'è il cavillo, perché ora poi qualcuno dice meglio Castagni, cioè mettiamoci d'accordo, la Juve non comprerà campioni, al massimo riuscirà, speriamo, a prendere che sì, dopo le uscite, sfoltire la rosa, razionalizzare la rosa. Parole del responsabile, Area Sport, Cristiano Giuntoli, e noi facciamo finta che non ha detto nulla perché non ci conviene sentire le parole che non ci piacciono, e invece è così. Perciò bisogna razionalizzare la rosa. Metti che dovesse arrivare Kessié e dovesse arrivare Lukaku, per me in quel momento siamo da scudetto, perché per me Lukaku è forte, Kessié nemmeno a parlarne se paragoniamo a Locatelli giocatore. Perciò
E questo, ripeto, è una mia opinione senza saperne nulla, senza fare professore a nessuno. Però leggo veramente tantissime stronzate. Le stronzate quali sono? Quelle che ormai, quando vai in giro per i social, sappiamo le persone cosa pensano di Allegri, sappiamo chi è più razionale che può criticare. Io sono uno che ha criticato tantissimo Allegri, ma non ci posso fare niente se la società ha deciso di tenerlo in sella e continuiamo ancora a parlare di Allegri. È ancora tuttora è tutta colpa di Allegri. E invece non capiamo che la società negli ultimi 4 anni ha combinato disastri di scelte. Disastri di scelte non iniziali, che si sono commutate poi nel campo, perciò è diverso. Cioè la società ha fatto delle scelte dove inizialmente potevi dire mamma mia, e poi nel campo si sono rivelate fallite. Perciò ora c'è una squadra di 35 giocatori, c'è una squadra dove secondo me 7-8 di quelli più esperti non sono da Juve, non sono da poter aprire un ciclo, non sono da poter essere competitivi ai massimi livelli, perciò bisogna cominciare di nuovo ad essere competitivi nel campionato italiano. Se ci passa questa è una dinamica di calcio, questa è una dinamica di cicli, questa è una dinamica semplice, ma che il succo è quello, i 105 metri è per 70 o per 68 quello che è il campo. Il resto conta zero. Noi dobbiamo vedere che questi giocatori devono rimettere la bava, devono tirare fuori la bava, la voglia di voler vincere. Poi che Weah diventi il terzino più forte del mondo, me lo auguro. O che Locatelli diventi il nuovo Casemiro, me lo auguro. Però ad oggi siamo una squadra dove parecchi giocatori non possono essere di traino ad un ciclo vincente. Questo è quello che penso io personalmente. Ma è odioso. Su ogni mezza notizia che dia il qualsiasi, diciamo che è il tesserino qualsiasi, la prima parola è vabbè Allegri, vabbè Allegri, vabbè Allegri. Oggi qualcuno mi ha dato dello stupido perché penso io, penso, che Lukaku è parecchio più forte di Vlahovic. E ripeto, non a 30 anni, è parecchio nel complesso di Vlahovic. Però a Vlahovic non bisogna toccarlo assolutamente. Lui ha tutte gli alibi e le scuse del mondo, perciò poi c'è gente che ne sa di psicologia, di quello che ha tolto la pubalgia, che è una cosa fastidiosissima, e questo non c'è bisogno di starla a ripetere ogni 3.000 video, ripetere sempre le stesse cose. Pubalgia, Vlahovic, Allegri ha fatto una stagione pessima, però lui è uno di quelli che non si può toccare. Alexa, stop. Lui è uno di quelli dove non puoi toccare, dove l'unico e solo responsabile la Juve, la società, Allegri, come lo mette in campo, poi lui, se sta fermo, se sbuffa, se non fa un controllo, se non fa ripartire l'azione, se sbaglia gol davanti alla porta, lui non ha nessunissima responsabilità. Però siccome sono un tifoso medio e a me piace vedere la bandierina bianca quando arriva poi giugno, la bandierina a scacchi bianca e nera, guarda caso è anche bianco-nera, il resto mi interessa poco. A me se facesse 30 gol, no, sono contento, ma se dovesse fare 30 gol, Lukaku, sono contento uguale. Perché è così che dovrebbe funzionare. Io parlo di me, ora ci sono tantissimi geni, ma io parlo di me. Sono un tifoso semplice dove io voglio vedere la bandierina bianca e nera a scacchi sventolare verso la Juve. Che poi protagonista sia Locatelli, Vlahovic, Chiesa, Weah, Rabiot, Pogba, Fagioli, Miretti, tutte. Rovella, il nuovo Modric del calcio mondiale, tutto quello che volete, io sono la persona più contenta, ma intanto dobbiamo dire le cose come stanno, che io prendo Holm perché è un giocatore interessante e fa parte di quella vecchia progettualità, altra parola brutta per quanto riguarda la Juve, ormai non siamo più juventini, siamo sassuolentini, udinesini, cioè perché dobbiamo andare avanti con la nostra idea, la Juve ha un solo obiettivo, di essere competitiva per cercare di vincere. Perché voglio vedere dove vi manda la Juve se per 5 anni non vince nulla. Se già dopo 2 o 3 c'è un ambiente tossico, voglio vedere fra 2 o 3 anni se continuiamo a non vincere nulla. Perciò questo resta il mio parere personale. Io Holm lo prendo domani, ha qualità interessanti da smussare, da crescere perché è un giovane. Però poi questo giovane lo mettiamo nella progettualità, nella programmazione. Ragazzi, nel calcio ad alti livelli c'è un solo programma. Vincere. Quando ritorneremo a fare la Juve, quello che dice Giuntoli, dobbiamo fare mercato da Juve, cioè non mossa da Giuntoli, Allegri, mercato da Juve e poi ne vedremo. Quando potremo di nuovo ricominciare a dire prendere il pezzo che ci manca, anche se costa 80 milioni lo metto lì, poi ne riparliamo. Ora ci vuole
la logica per fare una squadra, per essere competitiva per una competizione, che è il campionato. Questo è. Ciao a tutti da Frank Bianconero, fino alla fine, sempre solo Forza Juve.